Buongiorno, buon pomeriggio, direi pure buon. Ragazzi, è giovedì sera, sono le 9:20, io prima non riesco a mangiare perché è troppo, troppo caldo. Anche oggi ci sono stati 36 gradi, 36 da morire proprio. Allora, ho fatto questo bel piatto, è che è bianco e non è che si vede tantissimo, un tricolore, diciamo, un tripudio. Tricolore. Allora, ho cotto le farfalle, le ho lavate, che vada via amido e tutto, e le ho condite con basilico, pomodorini, un po' di tonno e la feta, che ho trovato la feta comodissima, che è pure in offerta alla Coop, nei barattolini dentro l'acqua, già tagliata a cubettini. È in offerta 1 euro e non mi ricordo a chi interessa la Coop. Ne ho prese due perché per farci la pasta direi che è buonissima. Direi che ho scopiazzato questa ricetta da Carlita Dolce. Ho visto che faceva sta ricetta qua su Instagram, credo di averla vista, e ho detto: ma va a te, ho detto quasi quasi un bel piatto freddo. Buon appetito, ecco. Allora, la fetta è così. Vedete? Sono due barattolini. Non mi ricordo quanti grammi ce ne sono dentro. Comunque è già tagliato a cubettini e dentro l'acqua. Io l'ho lavato. Ne ho messo dentro poco, ne ho messo dentro tanta perché è buona, però tende a essere molto un sapore forte, però a me piace grazie a chi me l'ha fatta conoscere voi perché non l'avevo mai mangiata. Non l'avevo. Comunque è un piatto freddo e direi molto buono. Io mi mangio pure il basilico, che tanto facciamo così. Ho preso il basilico fresco, ma non ho preso la pianta perché altrimenti mi sarebbe già deceduta. L'ho preso il basilico, quello dentro nelle vaschettine, che ce ne sono dentro 30 grammi, credo, di roba. Comunque, veramente, veramente buone, non le avevo mai fatte. Io non vado matta per la pasta fredda. Il riso sì, ma la pasta, vi dico la verità, no. Però ho visto che la faceva sta Carlita Dolce e c'era tutta sta roba qua. Mi sembra che però lei metteva anche le mandorle, se non sbaglio. C'era dentro nocciole o mandorle, una roba del genere, però a parte che non mi piacerebbero, ma non posso mangiarle. E ho detto fammela fare, va. Sapete che bello stasera con 35 gradi in cucina cucinare sta pasta che veramente è buona. È buona, però le farfalle ci mettono tipo 20 minuti della barilla a cucinare. Perché altrimenti restano dure dove c'è qua. Però vi consiglio, ne vale la pena. Sapete cosa mi sono dimenticata? Mi sono dimenticata che aveva fatto vedere, se non sbaglio, che aveva dato anche una spruzzata col limone fresco. No, non mi sono neanche ricordata di metterlo. Comunque vabbè, lo stesso. Allora, volevo raccontarvi come da me promesso, perché me lo state chiedendo, io mi ero anche dimenticata. Dopo, vuoi una? Ciao. Allora, in live vi avevo raccontato che avevo visto una cosa strana al parco una notte. Ok, ecco. Sono stata lì per altre 2 notti, ma non serve neanche io che stia lì perché tanto io non dormendo fino alle 5 del mattino, io non dormo, poi di notte mi godo la notte che fa anche fresco. Mmm.
Apro e chiudo parentesi, mi è arrivata la dieta oggi. La devo domani, mio figlio in palestra me la scarica cartacea domani. E ormai comincio lunedì. Ormai, anche perché non è che sto mangiando tantissimo, è perché questo caldo, vi dico la verità, io a pranzo ho mangiato una fetta di cocomero. E basta, in tutto il giorno io ho mangiato una fetta di cocomero a pranzo e basta. Perché ragazzi, durante la giornata fa un caldo, ma un caldo che sinceramente, cioè, la fame proprio ti passa completamente. Perciò, però, mi devo andare a comprare delle cosine che poi vi dirò, perché mi ha dato delle cose nuove da mangiare che ve lo devo raccontare, ve lo devo dire. Devo comprarle, fornirmi di tutto perché avevo già comprato un bel po' di roba, però determinate cosine non le ho comprate. Comunque magari lunedì o martedì faccio uscire un video dove vi spiego e vi dico la dieta, ok, che m'ha dato. Che così facciamo prima. Allora, tornando a allora, io di notte, appunto, sapete che soffro di gambe senza riposo, poi soffro di insonnia, non dormo fino alle 5 del mattino, non dormo. Adesso che fa caldo, ho sempre aperto. Ho la porta finestra che guarda verso il parco, il balcone anche. C'ho la sedia fuori, magari io da sera alle 3, così che non dormo, e mi prendo il cellulare, vado fuori a guardare qualche video con le cuffie, mi siedo fuori all'aria che si sta, cioè alle 3 si sta divinamente, che già di giorno si crepa. Perciò quella notte lì ero fuori, ok? Mi siedo, il cane comincia ad abbaiare, perché anche lui col caldo, noi dormiamo con le porte aperte, lui dorme per terra ormai, perché fa troppo caldo, non dorme neanche sul letto, però continua avanti e indietro, e là fuori, e là poi ha cominciato ad abbaiare. Abbaiare come se avesse visto qualcuno, ma capita spesso perché magari di notte, sapete, escono i gatti a dar la caccia e capita spesso che ne vede uno attraversare la strada e abbaia come un matto, no? Poi ci sono anche come si chiamano? Quelli che vengono fuori dalle buche adesso ci sono. No, non gli istrici, le talpe, i ricci. Ci sono anche tanti ricci. Perciò quando l'ho visto abbaiare l'ho richiamato perché la gente dorme, l'ho sgridato perché non deve abbaiare di notte e non ci ho neanche fatto caso, ok? Dopo un attimo mi levo perché avevo sulle cuffiette, me le levo, guardo verso il parco. Adesso non so se riuscite a vederla, cioè vedete tipo qua e là, cioè non so in che direzione, beh insomma lì ci sono i lampioni al parco, quelli bassi, non quelli alti, quelli classici da parco. Alzo la testa e il lampione, il classico che c'è qua davanti dove c'è la panchina, era spento, ok? Ma io ero sicura di averlo visto acceso, ok? Ero sicura. Anche perché quando lui aveva abbaiato, io avevo appunto guardato se c'era qualche gatto, no? Però anche qua non ci ho fatto caso perché
Perché può capitare che magari si fulmina la lampadina. Io, voi sapete io come sono. Io non sono una che si scava, che prende paura, dice oddio, guarda, è successo questo da me. No. Cioè, io vi ho sempre detto che io le cose, solamente se le vedo ci credo, altrimenti a me possono raccontarmi di tutto. Ecco, per esempio, quello che vi sto raccontando io, se lo stesse raccontando un'altra persona, io non ci crederei se non lo vedessi. Ok? Mi piace il cerchietto. Perché facciamo Natale, facciamo finta che sia fresco. Ok, cioè quello che vi sto per raccontare adesso, io credo che se lo sentissi raccontare da un'altra persona, io sinceramente non ci crederei. Appunto perché lo devo vedere con i miei occhi, altrimenti io non ci credo. È stato come quella notte che vi ho raccontato, che mi sono svegliata di soprassalto sentendo una bambina parlare una lingua che non era italiano, non so manco che lingua era. Molti mi hanno detto sarà stato aramaico, non lo so, ecco. Però, cioè, dopo mi sono riaddormentata, non è che sono stata lì tanto a pensarci, aver paura, ecco. Però quella sera vi dirò, notte, perché erano le 3, vedo sta luce che si era spenta. Perciò sono stata lì a dire, bah, che strano, ho detto, va, sono sicura che prima era accesa perché. Scusate perché io odio parlare con la bocca piena. Perciò continuo a guardarla e sento tipo un rumore, tipo uno scricchiolio, no? Allora, anche questo scricchiolio lo conosco perché è dell'altalena di fronte, cioè io lì dal mio balcone, di là, c'ho il parco proprio di fronte, l'avete visto svariate volte. E c'è l'altalena, lo scivolo dove si arrampicano sui bambini, ci sono le giostrine per i bambini, capito? E io il rumore dell'altalena la conosco perché quando ci sono lì i bambini di giorno che la usano sempre si sente sto cricciolio che tante volte dico io non potete metterci un po' d'olio, ecco. Perciò, cioè io a quell'ora lì di notte erano le 3, potevano essere le 3 e mezza più o meno, sento questo rumore dell'altalena. Ma essendo che si era spenta la luce del lampione, con quella luce lì accesa, riesce a vedere le giostrine, ok? Riesce a vederle, però con quella luce lì spenta non le vedi più, perché è quella principale, ok? Dove vedi là tutto il parco, ok? La luce era spenta, perciò io non vedevo. Ma anche qua vi dirò che non è che ho detto chissà cosa, ho detto capita, ci sono qua i turisti, qua e là, capitano che fanno festa anche fin mattina qua al parco e che magari vengono con le birre, ecco. Perciò anche lì non è che ci ho dato tanto peso, perché ho detto ma guarda, ho detto chi è a sta ora qua che sarà qualche turista, qualche tedesco sull'altalena, ecco, perché era buio, ok, ecco. E io sono sempre stata lì, in quella di che ho preso, avevo il telefono, l'ho preso in mano, ho messo la fotocamera per fare il video, ho detto aspetta un po' che se sa mai, ho detto perché se sa mai che succeda qualcosa, no? No, no, l'ho preso su così, ho detto ma qua fotocamera voglio vedere perché se sa mai, ho detto che succede qualcosa, no? Ma io intendevo qualcosa, perché fidatevi qua di fronte ne fanno di tutti i colori, eh. Tipo 2 settimane fa, tutti i tedeschi hanno spaccato tutte le bottiglie sotto qua e l'hanno lasciate là. Io il giorno dopo ho chiamato il comune e gliel'ho detto perché ho detto guardate, venite perché cioè lì è il parco dove giocano i bambini. Ho detto avevano rotto tutte le bottiglie e c'erano vetri sparsi ovunque perché se li tiravano addosso, capito? Io alle 8 alla mattina ho chiamato il comune e gliel'ho detto subito, gli ho detto guardate che
dei ragazzi che non ho visto hanno giocato, hanno rotto delle bottiglie, ci saranno vetri ovunque. Prima che vengano fuori i bambini che si facciano male, meglio che mandate qualcuno a ripulire. Difatti, 20 minuti dopo c'erano qua due del comune che hanno pulito. Ecco. Prendo sta fotocamera, sta telecamera, sto lì. Però non potevi filmare niente perché era buio, buio completo. Lui com'è? Il tempo che ho detto, vabbè, poi non ci ho più pensato perché intanto è passato del tempo. Ho detto, cavolo, devo ancora dare l'acqua alla pianta perché la do sempre di sera tardi. Ho fuori due piante, fuori, ho detto. Sono andata dentro. Il tempo di andare dentro in bagno, riempire la bottiglia, perché una l'avevo già data alla pianta, quella grande fuori, riempire la bottiglia, e vengo fuori, gli do acqua all'altra pianta. La luce era accesa. La luce, quella che prima era spenta, che illuminava, era accesa. Ho detto, vabbè. Cioè lì ho cominciato a farmi due domande, ho detto, boh, strana stanotte, sta roba qua è strana, no? Ma la cosa che appunto mi ha fatta rimanere perplessa, per non dire altro, perché poi io vi giuro, cioè sono venuta dentro, ero andata a chiamare mio figlio che dormiva, ho detto non lo sveglio per sta roba qua, perché io ero rimasta, cioè la luce accesa, c'era l'altalena che andava avanti e indietro come ci fosse su qualcuno. È lì che io avevo filmato, però non si vedeva niente perché secondo me bisognerebbe aver avuto una roba infrarossi, non lo so, una telecamera un po' più potente. La mia io ho provato per dopo a guardare, però non si vedeva una cippa lipa. Niente praticamente, perché di notte. Ma è strano, che può essere che magari nel mentre c'erano lì dei ragazzi, c'era lì qualcuno, però non si sentiva niente, non si sentiva parlare. Perché cavolo, se ci sono lì dei ragazzi, li senti parlare, schiamazzi, che ridono. Non si sentiva niente, solamente il rumore dell'altalena che andava qua e là. E vi giuro che non c'era un filo d'aria. Cioè non è che puoi dire che c'era il vento sotto, che la muoveva, non si muoveva una foglia, niente, capito? Niente. Non è finita. Non è finita perché allora, se ci fosse salito qualcuno, ok? Quel qualcuno va avanti e indietro con l'altalena, ok? Seguitemi. Perché poi io ci ho ragionato su queste cose, perché appena lì che succedono non ci pensi, però dopo, ok? No, non te lo posso dare da leccare. Allora, quello che sono rimasta sbigottita è, seguite il discorso che faccio io. Se c'era qualcuno su, magari c'era una persona sola che non sapeva che fare, è andata a prendersi un po' d'aria, è salita sull'altalena, si è fatto avanti e indietro e poi è andato via. Ok. Poteva essere, però quello che mi era rimasto impresso è che quando si è accesa la luce, che io vedevo l'altalena che andava avanti e indietro, se ci sale qualcuno e va via, dopo. Ma Lapo, mi stai facendo andare e venire la luce qua? Cioè, se ci sale qualcuno,
dopo che dirvi un minuto, cioè che va avanti e indietro, l'altalena comincia ad andare sempre più piano e si ferma, ok? Cioè, se tu vai in un'altalena, scendi, l'altalena continua ad andare, ma dopo un attimo si ferma se non c'è più nessuno. Quello che mi ha lasciato più di tutto sbigottito di questa cosa qua è stata che, cioè, l'altalena, cioè, ha continuato ad andare, cioè, continuava, cioè, come ci fosse, ma andava anche in su, cioè, come ci fosse su seduto qualcuno, cioè. È difficile da spiegarvi, è come se ci fosse stato su qualcuno che la faceva andare avanti e indietro, però non c'era su nessuno, cazzo, perché non c'è, cioè, guardate che io sono stata lì, vi giuro, cioè, così, come una cretina a guardare, perché ero lì che dicevo, si fermerà adesso, si fermerà adesso, si fermerà adesso, e continuava ad andare avanti e indietro, ma come ci fosse su qualcuno, vi giuro, c'è una roba. Io sono rimasta. Io ero andata di là anche a chiedere, a chiamare mio figlio, a dirgli vieni a vedere perché sono pazza, cioè non è possibile, però dormiva e cioè, andavo a svegliarlo, capito? Mi tirava dietro una scarpa, però. Cioè io sono rimasta lì per, cioè, per 4 minuti, non dico mezz'ora, però 3-4 minuti comodi, eh. Dopo si è fermata. Perché tutto di colpo, puff, si è fermata. Però, quello che continuavo a pensare io, ma porca miseria, ma se tu, se c'è su qualcuno che va avanti e indietro, scende, cioè, comincia ad andare in su e piano alla volta si ferma. Cioè, non continua ad andare come ci fosse qualcuno su che la fa andare, ma non c'era nessuno. Perché vi giuro, non c'era nessuno su quell'altalena. Non c'era nessuno. E non c'era neanche un filo di vento che poteva farla andare avanti e indietro, Zero. Guardate che se ve lo dico io, che io lo sapete che non credo a niente, perché io vi racconto solamente cose perché l'ho viste io, altrimenti io ripeto. Ripeto che se questa storia che vi sto raccontando io la stesse raccontando un'altra persona, io sarei la prima a dire: ma figurati, se l'hai inventata, non ci credi. Ecco, io sarei la prima a dirlo, eh. Perciò se c'è qualcuno che dice non ci credi, ma io sono la prima a dire hai ragione, perché manco io, cioè se non l'avessi vissuta io, manco io ci crederei, vi giuro, perché io sono proprio il bastian contrario, che io non credo proprio a niente. Io solamente se vedo le cose ci credo. Ma l'ho vista io, cioè l'ho vissuta io, tant'è che il giorno dopo, come vi avevo detto, cioè sono stata qua fuori a guardare, ok? Non è più successo niente di questa cosa, però sono stata fuori a guardare. Ecco, questo è quello che mi è successo. Ditemi voi cosa può essere stato, magari qualcosa che mi è sfuggito a me, non lo so. Io vi ricapitolo, ricapitolando, ok? Si è spenta la luce. Si è spenta la luce e si sentiva l'altalena che andava, ok? Si è riaccesa la luce e l'altalena continuava ad andare, ma su non c'era nessuno. Nessuno! E non c'era vento, non c'era niente. Ma è andata per 3-4 minuti comodi. Non dico 20, 3-4 minuti comodi. Ecco, ditemi voi cosa può essere stato, perché io me lo so. Me lo so chiesta, eh. Cioè io non è che poi su resta qua tanto a farmi paranoie qua e là, cioè io ci dormo la notte, magari dormici, ma non dormo, non per questo, ma per altro. Però è una roba che mi ha fatto pensare. Ok, difatti il giorno dopo gliel'ho raccontata a mio figlio, mi ha detto: ma va, che te lo sarai sognato. Che poi che brutto è quando non ti credono, quando gli racconti le cose alla gente, non ti crede nessuno. Ma però sono io la prima a dire che non ci crederei manco io. Io vi ho raccontato quello che ho visto, però chi non mi crede avete anche ragione, non è che pretendo che mi crediate. Io vi ho raccontato quello che mi è successo. Basta, ecco. Detto questo, detto tutto, 25 minuti, sempre come sempre, io li faccio durare tantissimo sti video, fa niente, vi mando un bacio. Se vi va di abbonarvi al canale, sapete come fare, schiacciate abbona, non ve ne pentirete, parola mia. Mi credete? Mi credete? Spero di sì. Fidatevi di me. Se vi abbonate, non ve ne pentirete. Fidatevi. Fidatevi della mia parola, ok? E niente, se vi va iscrivetevi al canale, mettete like, commentatemi sotto e ditemi per favore
se vi è successa una roba analoga, cosa può essere stato, se mi date della pazza va bene, capisco benissimo, ripeto, perché capisco, ditemi le vostre impressioni sui commenti. Ecco, ciao e alla prossima.